Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo a Campello sul Clitunno, in provincia di Perugia, siamo sempre in Umbria e siamo venuti qui a vedere, adesso siamo parcheggiati nel parcheggio delle fonti del Clitunno, andiamo a vedere. Temporaneamente, poi vediamo Esatto. come butta la giornata perché Andiamo. andiamo a vedere il parco delle fonti del Clitunno. Esatto. Poi dopo ci sposteremo col camper, non abbiamo ancora bene deciso cosa fare, se andremo in una sosta qui a un frantoio, poi vogliamo andare sul Campello Alto, però vediamo adesso cosa riusciamo a fare. Innanzitutto andiamo a fare colazione perché è tardissimo, ma io ho fame, Sono tipo le cioè, 10:20. esatto. Però volevo mangiare qualcosa prima di andare e niente, andiamo alle fonti. Andiamo qua al Green Garden a far colazione. Google Maps dice che questo è il parcheggio delle fonti del Clitunno, ma lì c'è scritto riservato al Green Garden. Adesso andiamo a chiederglielo. Abbiamo fatto colazione, adesso noi siamo parcheggiati lì. Essendo che comunque siamo clienti del Green Garden, siamo andati a far colazione, lo lasciamo lì. Ma c'è qualche errore forse su Google Maps o abbiamo visto male noi? Non lo so perché Google Maps dà che quello è il parcheggio delle fonti e invece la ragazza del bar ci diceva che è di qua il parcheggio delle fonti. Vabbè, comunque era anche più comodo perché qui è in piano. Comunque poco cambia, ci ha detto che possiamo lasciarlo lì. O meglio, no, io dico che possiamo lasciarlo lì. Tanto abbiamo fatto colazione, tanto ci vuole un'ora a vedere le fonti. Ma sì, dopo prendiamo anche un tramezzino, una pizza bianca e cosa Poi. c'è? Sì, comunque era decisamente più comodo questo parcheggio. Asfaltato, in piano, abbastanza largo. Dai, forse dopo andiamo a vedere anche il tempietto, è solo 700 metri, guarda che bello, tutto decorato. Boh, vediamo se riusciamo. Biglietto d'ingresso 3 € ciascuno e abbiamo preso anche il cibo per i germani. 50 centesimi. 50 centesimi. Andiamo in questi immensi fontanili. Non c'è. Cosa? Mosaici sepolti! Lo trovate nel link di Amazon in descrizione dove potete acquistarlo, il mio libro. Partono tutte verso la gente che entra perché lo sanno che la gente compra magari cosini da dargli da mangiare. Adesso non so cosa c'è dentro. Guardate. Arriva tutta la truppa. Ora cosa faccio? Posso mica imbrogliarmi. Andate di là, che loro lo danno. Che macello, vanno tutte a manetta dalla gente, ma noi adesso facciamo il giro, poi glielo diamo alla fine la pappa. Comunque sono davvero belle. Le acque sgorgano dall'affioramento della falda e a parte che è trasparentissima, è bellissima, ti voglio saltare dentro. L'acqua ha 12 gradi costanti tutto l'anno, indipendentemente dalle stagioni.
È bellissima, ci dovrebbero essere dentro anche le trote, non le ho ancora viste, però ho detto che c'erano le trote Fario, mi sembra. E guardate l'acqua com'è limpida. Il giro si fa circa in un'oretta, quindi dicono, quindi una tappa veloce, ma merita veramente perché sono molto belle. Cos'è questa pianta? Che meraviglia! Guarda, Gabri! Questi sono cipressi calvi che hanno la particolarità per essere una conifera, che le conifere solitamente sono sempre verdi, invece in autunno diventano rosso mattone ed inverno diventano proprio spogli, per quello si chiamano cipressi calvi. È una meraviglia, non avevo mai visto niente di simile. Infatti, un bel periodo per venire è proprio questo. Noi siamo ancora un pochettino in anticipo, ancora una settimana o due, perché si vede tutto il foliage del parco. E adesso con l'autunno è bello da vedere. Cosa dice? Non voglio perdere i capelli! Dai, ricresceranno! Pensa a Gabri che non li ricrescono neanche! E le acque sono profonde da pochi centimetri fino a 6 metri nelle spaccature più profonde dove sgorga fuori. Dov'è? Si sente un picchio ma non riusciamo a vederlo. Mi schiodo più da qua. È il mio angolo veramente preferitissimo. Enormi voi. Ma te, ti credo, se tutti vengono qua a 50 centesimi, cose da mangiare, cose da mangiare, cose da mangiare, queste qua mangiano dalla mattina alla sera. Guardale lì, che sono ciccionissime. Che poi veramente queste anatre sono bellissime. Oltre ad essere belle cicciotte perché mangiano, ma hanno un piumaggio che è stupendo. Mamma mia, sono proprio, vivono proprio bene qua dentro. Guardale subito che vengono qua. Mamma mia, siete bellissime. Però siete un po' come Milka. E sono ossessionate come Milka. Però cibo, 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 cibo. In origine le fonti del Clitunno davano vita a un fiume talmente ricco d'acqua che era addirittura navigabile. Poi nel 444 d.C. un terremoto ne ha cambiato un po' l'apporto di acqua e ha cambiato anche la forma delle fonti, che erano un luogo sacro per i romani, erano dedicate al dio Giove Clitunno, personificazione del fiume. Bello, adesso ci siamo fatti tutto il giro, avete visto che bello? Adesso andiamo là dove c'è un po' un spiazzaletto e scateniamo l'inferno con il cibo. Mandarina!
Sì, arriviamo! Già lo sanno che ci stiamo mettendo qui per dargli da mangiare. Stanno già arrivando tutte! Guardate! Dai, venite! Certo che guarda, proprio queste qui in prima fila sono gigantesche. Perché sono quelle più furbe Sei in che... prima fila? Voi stiamo dicendo. Siete... Vediamo perché io non so cosa c'è dentro lì, sono curioso di vedere cosa ci hanno dato da dargli da mangiare. Saranno semi di che cosa? Fa vedere. Vado. Gesto del seminatore. Vai. Mazzo! Ma non litigate però, eh. Fate un po' male. Non so se mi fido ancora. Da, da, da. Dai. Tu sei bravina, non prendi la folla. Ah, che arriva la mandarina. Tu fai male con questo becco qua che qualcuno te l'ha tolto per quello. Stai diventando aggressiva. Dove? Mangia, mandarina, mangia! Anch'io voglio provare, dammene qualcuno. Aia, aia! Oh, ma siete matte! Pochettino. Dipende. Alcune sono Vuoi bravissime, provare? no? Aia, 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 aia! Quello lì era il mio dito. Non litigate! Ma tu ti sei mangiata un'altra anatra, tipo Pac-Man? È il doppio delle altre. Doppia mano, venite a me! Dai, dai, qua, qua, qua. Sono un uomo mangiatoia! Guardateli come ci seguono. Cosa volete ancora? Sì, ma mandarina devi mangiare. Dai, cresci al volo. Dove vado? Dove vado? Con quella cristina lì fuori. Che bello, è divertente da mangiare alle anatre. Ci vuole un'oretta per fare il giro delle fonti, però se vi fermate qui da mangiare alle anatre potete perdere le ore come noi. Però è molto bello. Che bella che è. Fa quel verso lì. Fatti valere. Dai, un'altra volta. Allora, finito, usciamo. Adesso dove andiamo? Vediamo. O Boh. mangiamo il tempietto. Vabbè, adesso vediamo. Comunque ci abbiamo messo 2 ore. Siamo stati dentro 2 ore perché. Saremmo stati dentro ancora. Oh, sì, perché adesso chiude alla 1 e riapre alle 2, ma con quelle anatre lì è troppo divertente, stai lì tutta la giornata. Arrivederci, grazie. Molto molto bello, se passate da queste parti venite alle fonti del Clitunno perché ne vale la pena. I 3 euro dell'ingresso sono spesi bene, nel senso che dovranno anche... Perché qualcuno, Manutentare e via. esatto, manutentare il verde, perché qualcuno si lamentava, diceva, potrebbe essere gratis. Scusa, la gente da pagare c'è, cioè, la manutenzione, la reception. Se non devi prendere il biglietto non c'è più neanche la ricetta. È vero, se non devi prendere il biglietto. No, dai. No, ma è bello, poi, no, è bello, ne vale la pena.
Bene, abbiamo mangiato qui al Green Garden, qualcosina al volo, che fra l'altro non è niente male, costa anche poco. Due tramezzini, una birra, un caffè, l'acqua. Abbiamo speso 10 euro, ma niente male. Quindi pranzetto veloce, adesso prendiamo sul camper, andiamo a vedere il templietto e poi ve lo diciamo dopo. Eccoci qua, allora neanche un minutino di guida, abbiamo parcheggiato qui in questo parcheggino, facciamo due passi a piedi e arriviamo al tempietto. Allora, accontentatevi di questa piccola immagine del templietto. Senza neanche la parte frontale, perché anche per la parte frontale ho provato. Si paga. A no, chiedere. Allora, 3 euro alle fonti di Clitunno ci sembravano adeguati, è un bel posto. Qui purtroppo se ne pagano 4 per vedere il templietto e questi invece ci sembrano davvero esagerati, infatti anche altre persone sono venute qui, hanno chiesto e sono andate via. Secondo me, adesso non so, non voglio entrare in merito ai costi del mantenimento e tutto, però 4 euro per vedere il templietto secondo me sono tanti e quindi non andiamo a vederlo, anche perché è proprio un templietto piccolino, entri, paghi 4 euro per vedere una stanza di 4 metri per 4. Io volevo vedere solamente i capitelli, le colonne e i bassorilievi della facciata. E quindi però sì, vabbè, niente, è anche patrimonio dell'UNESCO e quindi sarebbe stato molto bello vederlo, ma secondo me 4 euro sono troppi, quindi niente, siamo in due, quindi sarebbero 8 euro per vedere 30 secondi questa cosa, e secondo me è eccessivo, quindi niente. Andiamo dove allora? Al frantoio? Andiamo al frantoio. Vai. Carletti. Andiamo alla sosta camper del frantoio Carletti. Tu accontentati di questi. Ok, siamo arrivati alla sosta camper del frantoio Carletti. Tra l'altro adesso abbiamo fatto carico e scarico, abbiamo chiacchierato un po' col proprietario, Carlo Carletti, che è un personaggio gentilissimo, simpaticissimo, ci ha spiegato come andare su a Campello Alto, che adesso infatti ci incamminiamo, andiamo a Campello Alto. È un po' tardi, torneremo col buio, speriamo di farcela non avere problemi. E niente, ci ha fatto vedere un pochettino il frantoio e che è ancora uno lì. Di quelli tradizionali. E niente, dai, tutto molto bello. Adesso andiamo a Campello Alto. Ci sono anche le... ci sono anche le galline, che belle. Le galline. Guardate che scorrazzano libere davanti al camper. A noi piacciono molto le galline. La sosta è gratuita e vi lasciamo magari sotto in descrizione il link di Park4Night dove lo trovate. C'è carico e scarico. C'è carico e scarico e tanti prodotti, l'olio soprattutto, da comprare qua allo shop. Guardate come si vede già bene da qua a Campello Alto. Che bello questo viale alberato. Guarda quanti cuori proprio rossi. Fantastico. E a proposito di cuori? Bella. Dalla raccolta. Guardate sta pianta, sembra una scultura.
Hai visto? Lì in basso c'è il corpo di una donna. La pelle morbida. È l'oliva, l'olio. Sì. Un po' appiccicosa, ma guarda com'è lucida e nutriente proprio. Quanto manca ancora? Tantissimo. Pensavamo che fosse una passeggiatina un pochettino più soft, invece no, è una bella passeggiata. Siamo ancora parecchio sotto e la strada comunque sale mica male. Siamo già stanchi e sudati. Quanti olivi, mamma mia, un sacco di olivi ovunque. Sembrano amarene, fanno il coso doppio così. Comunque bello, eh? Molto bello questo sentiero, però mi immagino che, cioè, bello perché c'è questa giornata. In una giornata di luglio-agosto credo che sia abbastanza mortale. Ah, oh, Gabri, va bene la giornata! Eh sì, oggi sì, mi va bene la giornata nuvolosa. Sì, ma il fatto è che non fa freddo, è nuvolosa ma non fa freddo. Sudata. Siamo arrivati belli in alto già, eh? Sì. Ma più che altro non è tanto per la salita in sé, è perché siamo partiti tardi. Che ore erano? 3:30? Una... 3. Il problema è che a fare la salita, e poi vabbè, volevamo visitare un po' il paese, e poi se dobbiamo tornare giù di qua col buio è un casino. Non c'è neanche una luce. Va, che bella rosa canina. E siamo arrivati a Campello Alto. Che vista da qua, eh? Non si può andare di lì? Sì. Andiamo di lì? Sì. È un, secondo me, è un albergo diffuso. Dici? Sì. Milka? Guarda, aspetta. Qua c'è il centro benessere. Aspetta, Milka. Non ha finito per niente. Ogni porta ha suo trip advisor. Sì. Sì, è tutto un albergo unico. Comunque è bellissimo. Sì, però un po' peccato, cioè snaturi. Vabbè, chi è che ci viene qua ad abitare, in effetti? Praticamente ogni porta, invece di avere il cognome e il numero civico, ha la valutazione di Trip Advisor. Wow! Thank you.
finito il castello di Campello. Basta, l'abbiamo girato tutto? Sì. Hai visto però come la cinta muraria è ancora tutta bella integra? Integra o ristrutturata? Sì, vabbè, hai voglia. A Crema c'è solo via Castello, dal castello non c'è più neanche una pietra. Allora, finito, visto che bello Campello, quanti metri è? 514, ecco. È a 514 metri di altitudine, però non so quanti metri abbiamo fatto, quanti metri siamo noi. Marta dice 300 metri di dislivello, secondo me anche di più. E adesso riprendiamo di gran lena lo sterrato che ci porta giù, perché se arriva il buio prima che arriviamo è un problema. Vediamo quanto ci mettiamo. 16:26. Ok, mezz'ora dobbiamo essere al camper. Guardate che bello illuminato. Ci vorrebbe un po' più di buio per vederlo ben illuminato, però è meglio che non ci sia, perché noi dobbiamo fare ancora un pezzettino di strada asfaltata prima di arrivare al camper, e arriviamo proprio al pelo perché sta venendo proprio buio. Arrivati al camper! Col buio! Abbiamo dei vicini! Allora, sì, sono arrivati dei vicini e siamo arrivati al pelo proprio col buio. E adesso con calma andiamo a fare le solite cose, doccia e scaldiamo il camper perché fa freschino. Mica non è finito il video? Sì! No, no, non è finito. Non è finito perché forse più tardi il tempo regge. Andiamo a mangiare a Trattoliva, che è un ristorante qui vicino, che è sempre loro del frantoio Carletti. Quindi, visto che la sosta è gratuita, per sdebitarci andiamo a mangiare al ristorante da loro. Visto che di olio. D'olio ne abbiamo già troppo di olio. Pronti, prontissimi? Scarpe. Pronti, prontissimi, stanchi, stanchissimi. Eravamo tentati di abbandonare e andare a letto a dormire. Di farci da mangiare in camper. Bello caldo, belli lavati in pigiama. Però niente, alla fine ha vinto la voglia di andare a mangiare al ristorante. A Trattoliva. Bello il nome, Trattoliva. Speriamo che si mangi anche bene e che non si spenda troppo. Wow, che atmosfera, bellissimo, rilassante. Elegante. Cosa dobbiamo festeggiare? Niente. Cosa dobbiamo festeggiare? Non so, qua si viene per festeggiare. Vado. Brava. Arrivati in camper, accendiamo subito il riscaldamento. Ci sono 20 gradi, ma secondo me mente. Non è proprio precisissimo, secondo me, qualcosa lì. Però adesso vi raccontiamo brevemente questa cena. Siamo stanchi, quindi ve la raccontiamo brevemente. Siamo andati alla Trattoliva, che è di proprietà appunto qui del frantoio di Carlo Carletti. Dei figli, sì. Ha tre gemelli e... Esatto. Quindi, visto che la sosta è gratuita, per sdebitarci, visto che l'olio non ci serviva, non fateci caso, sbarbella un po' la luce, però vabbè. Visto che non potevamo comprare olio, che ne avevamo già un sacco, abbiamo detto andiamo a cenare al ristorante loro, no? Cena fantastica. Non abbiamo speso pochino, perché abbiamo speso 87 euro, però ragazzi, veramente una cena fantastica. Abbiamo fatto la degustazione dei loro oli con le diverse combinazioni di burraiolo, leccino. Esatto, abbiamo preso un antipasto, due primi, e abbiamo voluto provare
Esatto, l'antipasto fantastico. I salumi col crudo tagliato al coltello, veramente i salumi fantastici. Poi abbiamo preso dei tortelloni e delle tagliatelle col sugo d'oca, ragù d'oca, buone. Dopo aver Poi dato da mangiare alle altre oggi, sembrava sì. giusto essere coerenti. Poi eravamo già pieni, però alla fine c'era il piccione. E Cosa siccome è che... da un po' di tempo che qua in Umbria sentiamo Eh sì. il piccione di Giorgione a Montefalco, e Nonna... abbiamo scoperto che la trattoriva un mese fa, un mese e mezzo fa, era ai quattro ristoranti di Borghese. Allora abbiamo detto dai, proviamo anche il piccione. Esatto. E quindi... E quindi è venuta fuori una cena da banchetto proprio. Pieni pieni. Quindi non abbiamo speso poco, ma abbiamo mangiato tanto, In veramente. un ristorante che era La quello che... l'atmosfera era bellissima, cioè proprio bello, bello, bello. È stata una cena veramente piacevole, accompagnata da un rosso di Montefalco, perché anche quello siamo stati qui quasi 15 giorni. E ha detto prima di andare via dobbiamo assaggiare sto rosso di Montefalco. Buonissimo, 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 veramente. Quindi bene, ragazzi, se venite da queste parti potete fare quello che abbiamo fatto noi. Venite in sosta al frantoio Carletti, che è gratuita, c'è carico e scarico. Potete venire a visitare Campello Alto e andare a mangiare al ristorante e andare a visitare le fonti del Clitunno prima. Quindi adesso noi vi salutiamo perché ore sono, non si vede perché il nostro orologio lì è fermo, ma sono circa le 11 di sera. Andiamo a letto stanchissimi perché la giornata di oggi è iniziata stamattina alle 6, eravamo in piedi e siamo partiti subito a fare cose. Quindi è stata una giornata lunghissima, ma veramente densa di cose. E quindi niente, crolliamo adesso a letto. E niente. Ciao a tutti, ragazzi. Al prossimo video, Umbro! Ciao, ciao, ciao a tutti. Sarà Umbro. Sì.